con Margherita Rosati, ha appena presentato l'Università delle Tre Età. Ci spiega che cos'è, in sintesi, in due parole? L'Università delle Tre Età è un'associazione di promozione sociale su base volontaria, chiaramente, senza scopo di lucro. Noi siamo associati alla rete nazionale, quindi è un'associazione che è presente in sede su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. L'abbiamo portata a Montenero perché crediamo che a Montenero mancasse una vera e propria associazione culturale e quindi vogliamo promuovere questa cosa. Noi, la nostra attività si svolge principalmente attraverso dei corsi strutturati, quindi varie materie, dalle materie più propriamente diciamo accademiche alle materie più pratiche come chitarra, gioco di burraco, ricamo, uncinetto e poi quest'anno promuoviamo degli incontri particolari con personalità del nostro paese, quindi con Antonio Di Pietro e con l'ambasciatore Mario Palma e con il maestro Petrone che ci terrà un corso mensile sull'organo a canne e il suo repertorio. E poi avremo anche delle uscite, quindi dei viaggi organizzati, delle visite guidate, sia a mostre che a spettacoli teatrali e musicali. E a chi è rivolto? Delle tre età significa terza età, no? No, non significa terza età perché diciamo, c'è stata un'evoluzione nel corso degli anni, era sorta come un'associazione principalmente diciamo dei pensionati, che sono poi quelli che hanno più tempo da dedicare, per promuovere un invecchiamento attivo, diciamo. Nel corso degli anni si è sviluppata questa diversa sensibilità, cioè si rivolge dai 16 anni in su, quindi comprende tutte le fasce di età vuole essere anche un'occasione appunto di incontro e di confronto tra le varie generazioni. Va benissimo, grazie.